dire in sede di programma di bilancio, di bilancio provvederò laddove non sia fatto e dove non c'è dire che ho già fatto una proposta, questo è metodo, proprio verità. Dopodiché, se vogliamo dire togli 100.000 euro dal sociale per metterli su un'altra parte piuttosto che dallo sport, questa è una proposta specifica. Io ho fatto un enunciato generale che va nell'ottica di dire che effettivamente siamo anche a ottobre sulla generale del progetto. Volevo solo dire una cosa, è una domanda tecnica, credo tu il sindaco deve rispondere, il comune provvederà, vedi, pensi sempre in mano, il comune provvederà a inviare, non è chiaro, adesso andiamo ombre, il comune provvederà a inviare ai cittadini lugaresi la liquidazione della seconda razza, quindi del saldo, volevo solo dire detto dopo il tema, basta avere anche 2 milioni per più. Avremmo detto anche da questo punto di vista, allora, mi pare, vorrei riassumere le variazioni. Le variazioni sono quella proposta, perché la prima che me la ricordo, viene stracciata dal regolamento l'agevolazione per i residenti all'estero. Abbiamo detto che facciamo lo 0,2 per quanto riguarda i portatori di handicap. Viene rateizzato a 12 mesi chi fa richiesta e che è in difficoltà. Fino a un massimo. Fino a un massimo di 12 mesi. Non mi pare che abbiamo fatto la domanda. Va bene? Su questo prego. Questo è relativo alla carica di poco, ovviamente. E come viene ritenuta dal punto di vista di infatti? Non so teoricamente come sia, ma credo sia un onus. O no? Non è un onus. Non è un onus, è ex IPA. No. Ex IPA? È un IPAP, l'Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza, normato dal decreto Crispi, quindi. Quindi non credo che sia vero. Ecco. L'unica cosa vera, no, questo è il problema che c'era anche i tempi dell'ICI. Esatto, però siccome qua si dice, mi permetto di fare l'avvocato del diavolo, che sono esentati gli immobili destinati allo svolgimento con attività non commerciali, che non credo che la casa di cosa abbia una finalità commerciale, può essere. Di attività assistenziali e previdenziali. Ritengo che la carica possa può essere, infatti questo è la senza d'accordo, va bene, allora punto 2 con le osservazioni dette favorevoli, cioè, no, 2 è quello sulla modifica sulle aliquote, 2, 3, 4, 5, 6, 7 favorevoli, contrari, 4, punto 3 regolamento, sempre con l'osservazione che abbiamo fatto, favorevole, astenuto, 10, favorevole e un astenuto, va bene. Un astenuto, c'era molesto. Punto 5, concessione di, scusa, 4, approvazione del piano comunale del commercio sulla Repubblica e regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati europei, consigliere Tragnano, collega. Sì, allora quando siamo... parte da parte del momento molto basso. Quando siamo subentrati con l'amministrazione, come ho preso il discorso del commercio, ho notato che già la commissaria aveva dato l'input all'ufficio polizia municipale di riformare il regolamento per il mercato essenzialmente, per tutte le licenze decennali. Il comune di Nogaro aveva un regolamento fatto nel 2002 che andava riformato in quanto carente dal punto di vista sulle norme igienico-sanitarie e poi anche del fatto che era stato riportato nelle vie originarie dopo il trasferimento per i lavori del 2008. Nell'occasione la signorina, la signora Marina Terzi ha cominciato il lavoro di riscrittura del piano, a cui va il mio ringraziamento perché ha fatto un buon lavoro. E io sono subentrato quest'estate perché l'ufficio era sovraccarico di lavoro, ho veduto bene di dare una mano e prendo in carico il rifacimento del piano commerciale sulla Repubblica. Il lavoro che è stato fatto essenzialmente è stato quello di riportare, far tornare la regione comunque il mercato tornato nella sede originale, che andiamo a regolarizzare tutte quelle licenze, tutti quei precari che vengono ogni giovedì nella speranza di lavorare, daremo 15 posti
sfruttare le nuovi, poi oltre a dare anche i posti ai produttori agricoli, perché c'è una normativa regionale che è la numero 3 del 22 gennaio 2010 che dice che praticamente deve esserci almeno il 15% di posteggi riservati ai produttori agricoli che devono, possono venire a vendere la propria merce e della propria azienda agricola. Io più che altre cose illustrare sono qua, se ci sono domande fatele e cerco di spiegare quello che è fattibile, quello che posso dire. Forza, prego, chiamate dentro il consigliere. No? Prima di fare l'intervento sul punto vorrei fare la richiesta del numero legale. Prego, faccia l'appello. Prego. Mirandola. Sì, presente. Casini. Presente. Potrocelli. Sì. Polo. Pasqualini. No. Brunelli. Sì. Regnato. Sì. Massignano, assente. Costantini. Presente. Falco. Presente. Montemezzi, assente. Olivieri, assente. Moreschi, assente. Bene. Buono legato. Sì. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Sì. Lui è l'8. Sul punto in ordine del giorno, il voto nostro e comunque la discussione nostra non va neanche tanto nel merito, proprio per come è messa giù comunque questa approvazione. Nel testo si scrive che viene riscontrato la necessità di riorganizzare il commercio sulla Repubblica e del Comune, possiamo essere anche d'accordo in merito. Dove c'è il delibera però? Viene richiesto di approvare le premesse del presente dispositivo. Se qualcuno ascolta chi sta parlando, altrimenti chiedo formalmente, signore consigliere, di rimanere in aula. Io sto chiedendo semplicemente di essere ascoltato perché sto facendo un intervento. No, ma facciamo un segno. Sono d'accordo su voi con te, però faccio presente che anche tu puoi avanzare. Sì, io non mi sono rapportato. Io sono qua, io sono qua. Io sono qua, io sono qua. Rispetto di chi parla, non io. Sì, sì, anche rispetto ai consiglieri, perché la vedi qui come la tua quando era la lontana. Senta far pipì, sì. Sarei un po' incontinente. Successo. Il lavoro che è stato fatto in merito lo riteniamo anche effettivamente fatto comunque con una logica e fatto anche bene. Ci sentiamo comunque di dirlo senza ombra di dubbio. Quello che mi sento di dire, e ripeto anche un passaggio che aveva fatto prima il consigliere Montemezzi in merito alla convocazione di questo consiglio comunale, noi come consiglieri ci troviamo spesso delle notifiche fatte da dipendenti comunali, che perciò ce le notificano a casa, di comunicazioni tipo 4 novembre, tipo eventuali cene che vengono fatte, dove effettivamente penso potrebbe bastare anche la mail. Ci sono altre occasioni nelle quali forse la notifica, il suo consigliere comunale, oltre all'esperienza da sindaco, da 7 anni, e non è mai successo un consiglio comunale nella gestione di Olivieri, e mai è successo durante la gestione comunque mia, che non ci sia la notifica ai consiglieri comunali. Io ho ricevuto una telefonata da parte dell'ufficio segreteria dove mi è stato chiesto se effettivamente avesse ricevuto o meno l'ordine del giorno e ho risposto. Il presidente Perato l'ho ricevuto perché lo sto leggendo proprio nel mentre che mi ha telefonato. Però per quanto riguarda la parte tecnica ha fatto tutto quello che c'era da fare, però da parte del sindaco in primis, penso a scendere fino all'ultimo consigliere comunale di maggioranza, credo che la notifica dei vari ordini del giorno ai consiglieri comunali non dovrebbe essere una cosa opzionale, ma dovrebbe diventare, penso, anche il buon modo di operare. Allo stesso tempo sarebbe stato probabilmente utile che in questo ordine del giorno e in questo punto nello specifico l'ordine del giorno tutti i vari allegati che vengono richiamati fossero effettivamente
lo metti in cartellina. Perché io capisco che qualche giorno prima rispetto al Consiglio Comunale ci sia arrivata una mail da parte, vado a memoria, dell'ufficio segretaria, dove praticamente c'erano tutte le bozze di tante cose che sarebbero andate in discussione negli altri consigli. Ma siccome in fin dei conti penso che nella cartellina ci deve essere la documentazione definitiva, perché quella potrebbe essere una prima bozza soggetta a modifiche ulteriori, io ne ho ricevuta una, potrebbero essercene state delle altre. E posso anche eventualmente non averle visto altro, sicuramente in cartellina dovevamo trovarle oggi. Nell'allegato sub A, nell'allegato sub B, che vengono richiamati nel punto 2 e 3 della delibera, effettivamente non ci sono. Quindi per capire questo punto, ripeto, scritto anche in modo condivisibile, bisogna incrociare delle mail ricevute qualche giorno prima con una delibera che riceviamo qualche giorno dopo. Per non andare a costare praticamente con una votazione che, ripeto, ci vedrebbe anche d'accordo su molti punti di vista di quel regolamento e su mappali che, se non ricordo male, avevamo ancora durante la nostra amministrazione buttato nero su bianco, richiediamo il ritiro del punto e che venga ripresentato in un altro consiglio comunale con tutti gli allegati a posto, perché qua ci ritroviamo che di volta in volta questa amministrazione, che in ogni consiglio comunale riteniamo pressapochista, non per voler offendere nessuno, ma proprio per il fatto che mai il materiale viene dato come dovrebbe essere dato, è una osservazione che comunque veniva fatta a Olivieri quando era in carica e anch'io ero in minoranza, veniva fatta a noi quando in maggioranza eravamo noi, in minoranza alcuni di voi, per lo stesso motivo ritrovare comunque richiamato in delibera, andare a trovare qualcosa che in delibera effettivamente non c'è, credo che sia probabilmente un qualcosa di totalmente inopportuno. Quindi se ci sarà la richiesta, se sarà stata approvata la richiesta di ritiro del punto e di presentazione nel consiglio successivo, ben venga, potremo fare tutte le valutazioni del caso già comunque con un'accettazione da parte nostra, sono i capi, nel momento in cui non dovesse accettare questa richiesta che vi facciamo, ci sarà un voto di astensione che premettiamo già da adesso, va solo nei confronti di una metodologia una volta ancora sbagliata da parte vostra, che non va purtroppo, il voto di astensione, a incidere nel merito di quanto è stato proposto da parte del consiglio Tragnano, da parte di chi comunque ha recato il segretario del MAN. Prendo un attimino la parola su interessante, ma anche perché pare che vengano chiamati in causa gli uffici del comune, quindi mi pare che dal punto di vista del regolamento non sia prevista la notifica ma sia prevista solo la comunicazione ai consiglieri comunali, così non ho sottolineato il regolamento, no, dice la consegna, sì, la consegna, quindi non dice notifica, quindi no, dice notifica mediante consegna. Articolo 27, abbiamo letto senza qua, e credo sia comunque rispettoso nei confronti, al di là dopo se sia formalmente o meno, perché ricevere l'ordine, la richiesta per il 4 novembre, che da quando c'è l'uomo si sa che ogni amministrazione invita i consiglieri comunali, credo sarebbe un attimo più opportuno il consiglio comunale ricevere una notifica, pur in mancanza di dipendenti. Siamo in quattro consiglieri di minoranza, dando per scontato che i consiglieri di maggioranza e gli assessori in un modo o nell'altro quantomeno si parlano, fra io, Olivieri e Moreschi penso che diamo di andare 200 metri uno dall'altro, molto e mezzo, un chilometro più in là, quindi penso che anche da parte di un assessore o di un consigliere di maggioranza sarebbe stata possibile ricapitare la corrispondenza, presumo. Sto parlando della convocazione, sì, sì, del consiglio comunale, no? Del 4 novembre. No, dico la notifica del consiglio. Siamo in quattro consiglieri, perché quelli di maggioranza si presume che quantomeno essendo i comuni si parlino, quindi non diventava effettivamente difficile, credo, trovare un impiegato, un dipendente. Sì, infatti, stiamo parlando di un impiegato, di una notifica, per lo senso della parola, eh? Perché la notifica presuppone un procedimento che è quello della consegna, della firma. Sì, del grazie per l'altro, comunque per la sua comunica, parte. Non assolutamente attraverso il mio. Poteva essere fatto non da me, ma poteva essere fatto da un altro impiegato. Era questa la mia osservazione, quindi va bene la consegna. Per quanto riguarda i documenti, mi sembra di aver parlato con Marco Berardo, perché all'interno della cartella ci sono anche gli allegati. La corrispondenza che c'è stata mandata.
c'era una mail precedente dove c'erano delle bozze che proprio dal testo della mail si sarebbero discusse in qualche consiglio successivo, però è chiaro che nel momento in cui quella era una mail iniziale che poteva presupporre anche una modifica della bozza in itinere fino all'avvenuto consiglio comunale di questa sera, ritenevamo quantomeno necessario che una copia di quello fosse anche all'interno comunque del punto in discussione, perché altrimenti io potrei dire ho ricevuto una mail 10 giorni fa, nessuno va a dirmi che negli altri 10 giorni qualcosa possa essere anche cambiato. Se posso, la mail, la comunicazione del Consiglio faceva riferimento ovviamente alla precedente per i punti argomenti che erano in discussione, che erano quelli che avevo già mandato prima. Non è che io vi mando la cartellina, gli avevo comunicato prima i regolamenti, i documenti, e poi nella comunicazione gli ho legato quello che c'era nelle cartelline. Ovviamente non vi ho rimandato tutti i regolamenti perché li avevate già. Questo non toglie che fisicamente in cartellina c'erano. Quindi il consigliere era, la cartellina era a disposizione dei consiglieri. Cioè, il fatto che scrive una proposta di delibera, no? Vedete nella proposta di delibera l'allegato su Bato e le altre. Ma non mi ha scritto a legare su qua, cioè formalmente se io non avessi ricevuto la mail, io non capirei che l'allegato su qua le piano camera su qua sulla Repubblica, cioè non è scritto. Stiamo confondendo, le cartelline sono depositate in ufficio segreteria a disposizione di tutti i consiglieri. Il fatto che l'ufficio vi manda la mail con la documentazione allegata, mi sembra che sia un punto a favore, ma questo non toglie che ci sia l'obbligo di mandare. Quindi io in questa seduta consigliare ho visto un consigliere in ufficio, uno. Chi era? No, non faccio nome. Quindi, adesso a me sembra, io non entro anche nel merito, so che c'erano, cioè resto perché so che Pierpaolo, consigliere Tragnano, sta lavorando su questo regolamento dalla vita, con incontri, a quanto mi dice lui, quindi spero che sia bugiardo, con incontri periodici con quel mondo, cioè nel senso compresi i vari consiglieri che vengono mandato e consultato le cose di questo genere. Questo è quello che mi risulta, quindi su altre questioni potrei anche essere d'accordo che magari a volte su questo mi sembra che stia discutendo e lavorando da molto. Tanto è vero che ha avuto uno scrupolo di non portare questa volta gli altri regolamenti del commercio che verranno poi nelle prossime sedute, perché dice non l'ho verificato fino in fondo con l'associazione di categoria, cose di questo genere. Quindi a me sembra che l'osservazione del consigliere Falco, al di là poi del fatto della notifica, vabbè, posso anche essere d'accordo che le buone abitudini vanno mantenute da questo punto di vista, quindi vedremo poi anche il motivo. Ma al di là di questo, non mi sembra che ci sia carenza di documentazione, cioè nel senso che è stato mandato molto tempo fa, rimandato ed era presente, tanto è vero che ripeto, questo mi sembra un punto che in realtà fosse a conoscenza se non avesse voluto averlo a conoscenza. Quindi l'osservazione mi sembra, diciamo, molto formale e leggermente forzata. Comunque però adesso io lascio poi al consigliere Tragnago che rappresenta il caso, non mi sembra il caso di ritirarlo, però se il consigliere Tragnago poi vuole non mi sembra il caso, è stato verificato, che dietro anche voi che lavora in grigio, poi in parte è ripreso la cosa che avete fatto voi, è un anno che lì c'è gente da. Quello che volevo dire è solo, non è che mi sia inventato che in certi casi c'è fin troppo scrupolo, quando avevo fatto riferimenti verbali ancora al primo punto all'ordine del giorno si parlava della mozione quella notte sulla protezione civile, per spiegare i verbali c'era addirittura allegato quello che era il nostro testo della mozione, quindi in quel caso era fin superfluo, perché se io ero stato il proponente era chiaro che mi ricordavo cosa era stato detto e avrei fatto la cosa. Me la ricordo che
siccome ne abbiamo tre o quattro di regolamenti del commercio, se li facciamo tutti una serata delle te voci, no? Cominciamo a mettere il primo che è stato già verificato, mandato, è una lavorazione che ha un anno, lo inseriamo e andiamo via. Ve lo dico anche con molta tranquillità da questo punto di vista, perché quello è stato messo anche dentro, che sembrava quello che diceva il consigliere delegato, aveva avuto anche delle verifiche proprio a partire addirittura da un anno fa. Abbiamo ripreso questo. Quindi mi sembra non c'è malafede, diciamo così, neanche poi trascuratezza mi sembra, cioè nel senso che poi, vabbè, classica, una volta c'è stato più bravi, altri meno bravi. Cioè, mi sembrava che questo fosse abbastanza verificato. Se posso fermare quello che ha detto Simone anche per capire, se no non sembra, secondo me ci intendiamo. Noi non stiamo discutendo sul discorso che ha fatto Pierpaolo, che ha trovato anch'io da qualche mese, ed è un lavoro veramente eccellente da questo punto di vista. Noi stiamo discutendo proprio sulla formalità del punto dove il consigliere fa leggere quella che è la proposta di delibera, se trova a un certo punto degli elaborati talmente ci ha legato sul A e ha legato su B, dove praticamente se vi è bisogno di vedere una mappa allargata eccetera, quindi assolutamente no, se avete PDF, insomma, se capisce chiaramente che una del mercato su di una rete e quell'altra è la tipo di altro. Entrando nel merito, beh, innanzitutto da parte nostra volevamo ringraziare innanzitutto la Marina, che ci ha seguito anche te, e ci ha seguito particolarmente quando c'è stato il discorso dello spostamento del carcato, è stata una cosa veramente incredibile per andare a scorrere tutte le graduatorie e trovare i diversi punti inseriti e incastrati, è stato veramente difficile. Quindi un ringraziamento alla Marina va fatto, ed è obbligatorio farlo. Alla Monica, perché logicamente era il periodo dove l'ufficio commercio ha cominciato a prendere in mano lei, e anche i vigili dei giorni della Scala che ci avevano messo un po' di ci avevano comunque coadiuvato anche per quanto riguarda la parte fisica, cioè misurare effettivamente quello che era sul campo. Premesso questo, praticamente qui c'è il discorso del mercato settimanale, giusto per giovedì. Il mercato delle cose antiche del collezionismo, quanto scritto, si svolge oramai da parecchi anni, che non cioè è stato inserito perché, come detto oggi nel gruppo, se in futuro ci sarà la possibilità di poterlo fare, è regolamentato, quindi è giusto inserirlo. Quando si faceva, per quello che si svolge, non si svolge perché non lo vedo. Poi c'è il discorso del tiro di luglio e il discorso delle zone vietate al commercio itinerante, tipo quello del camioncino, che nel caso qui facciamo richiesta. Allora, la differenza, si può spiegare la differenza tra itinerante, perché viene specificato anche dalla regione, perché commercio itinerante, se non fosse itinerante, sarebbe il mercato, cioè nel senso che se uno si piazza lì tutto il giorno, allora è considerarsi come ambulante vero e proprio, perché non è possibile, perché posteggi fissi, isolati, non ne abbiamo e non ne vogliamo. Abbiamo concesso solo nelle zone indicate nel regolamento dove poter svolgere il commercio itinerante. La regione ha legiferato in maniera molto precisa sul discorso del commercio itinerante, che uno non può stare più di 2 ore e almeno deve spostarsi di 250 metri, perché se no viene considerato un vero e proprio ambulante, bisogna della concessione, tutte le cose che vanno con la legge, con la 198, con la 14 del 1998. Quindi c'è il discorso delle famose 2 ore, nel senso che uno bisogna si sposta. Questa è proprio a livello regionale, non può essere lavorato. No, è proprio un regolamento fatto un allegato alla legge regionale del 2001 che regola appunto il commercio sulle aree pubbliche,
c'è un allegato del 2005 che spiega molto bene il discorso del tornaggio generato. Ok. L'unica cosa che ci eravamo consegnati, quando si dà praticamente il discorso della selezione dei posteggi, no? In generale per qualsiasi tipo di mercato, di solito abbiamo visto che si considera... Ma non potrei distinguere dal mercato con licenze decennali, perché era la confusione che c'era anche prima del regolamento del 2002. Anche a me è stato, mi si è aperto un mondo, nel senso che bisogna distinguere bene quello che è decennale e quello che è occasionale. Consegna pari, precari, in linea generale. Pagina? Tipo non so, l'articolo 10 dove parlano di qualità di vedute di consultazione delle radiofonie. Sì. L'articolo 11, adesso ne cito uno, però questo è un po' ripreso anche negli altri. Sì. Mercati, dove si dice che praticamente l'assegnazione dei posteggi, la graduatoria è sostanzialmente data privilegiando quelli che hanno più alto numero di presenze. Se tu sei precario? Sì. Sì, perché quelli fissi. Sì, fissi e fissi. Se fosse possibile, magari anche proponendo un emendamento, inserire un discorso di favorire quelli locali nel caso in cui ci sia una richiesta, cioè di avere un atto di riguardo per eventuali imprese nel nostro comune o nei comuni. Secondo me può fare ancora così, dovrebbe stabilire un punteggio. Però se può, se deve inserire un punteggio deve agevolare tutto, deve fare una formulazione per punteggio, secondo me. Perché devi dare un punteggio se dai, non so, quello residente a Novara, volante residente a Novara precario, dai un tot di punteggio, se è uno di Verona, della provincia, un tot di punteggio, e dopo bisogna inserire un punteggio, cioè secondo me, allora se hai qualche critica su questo coso, devi riformularla con una cosa dettagliata, perché è difficile poi dopo dire, ma privilegiamo quelli di Novara, guarda che cosa, poi adesso con il decreto Monti, quelli dell'liberalizzazione, si pone dei paletti in un certo senso anche nelle bocce, perché avevamo messo delle cose, poi funzionare regionale ci hanno spazzolato di tutto. Cioè, si può inserirlo, però bisogna fare una graduatoria, cioè bisognerebbe che avesse una graduatoria, adesso secondo me, fatta a precario, cioè che si tenga conto delle varie cose, non solo che il residente non ha la questione. Cioè, di solito nei regolamenti si dà questa cosa qua in base all'anzianità. L'anzianità di presenza, perché i precari, adesso quei 15 posti nuovi che abbiamo, posti nuovi non sono nuovi, sono posti che sono stati lasciati liberi, andiamo ad assegnare ai precari questi posti lasciati liberi, così evitiamo la transumanza poveretti di questa gente che arriva ogni mattina, di cui magari quel periodo di crisi adesso tutti quanti stanno correndo come matti, che è metà di casa perché non trovano posto. Così almeno adesso vediamo che uno viene al posto, insomma, la concessione non va in centrale. Ascolta, un'altra cosa sul discorso dell'articolo 17, dove parla di termine di selezione decennale dei posti riservati agli imprenditori agricoli. Sì. Articolo 17, comma 3. Sì. Praticamente dice i posti riservati agli imprenditori agricoli non potranno superare la superficie di. Sì. Cioè, come mai sono state inserite queste. Perché in Europa abbiamo. Per il discorso delle vie, della larghezza delle vie, però lì. Via Greppa abbiamo 4 posti per produttori e abbiamo un posto per dei camion, insomma, quelli, i loro furgoni grandi. Invece mettendoli nella piazzetta abbiamo voluto riprendere un po' quello che è il mercato contadino, cioè di fare delle cose 3x3 e lasciata magari anche a chi di locale vuole venire, anche che siccome si tratta di imprenditori agricoli, posso dichiarare adesso no, che sono imprenditori agricoli, abbiamo messo per filo e per segno che possano determinare le date in base alla loro